Ci troviamo all'istituto, diciamo, comprensivo Brigida, presso secondario, perché oggi inizia la settimana delle lingue europee delle lingue. Il 25 settembre parleremo appunto con l'Europa, con lingue, ma non solo parole. E Angela Del Vecchio, la professoressa che è qui davanti a me, in rappresentanza del Dipartimento Linguistico del Comprensivo Brigida di Termoli, dirò qualcosa su come abbiamo organizzato la manifestazione di oggi. Allora, la nostra manifestazione rientra nel Parle Europa Molise, come viene, come c'è scritto nella nostra locandina, e infatti l'evento organizzato con la collaborazione di Europe Direct Molise, lo sportello del Molise della provincia di Campobasso, e praticamente oggi c'è la manifestazione qui a Termoli, 25 settembre, domani invece sarà a Campobasso. E in cosa consiste la nostra manifestazione? Alla fine diciamo che è una festa, una celebrazione delle lingue che si parlano in Europa e non solo, perché uno dei nostri partner di più vecchia data è anche l'associazione Aps Salem, quella di Hanen, del Mariem, e un'associazione di lingua e di cultura araba. Ora, in cosa consiste la manifestazione? Sono coinvolte tutte le nostre 8 classi terze del comprensivo Brigida più le 2 quinte della primaria, quindi quest'anno abbiamo la novità dei piccolini che sono entrati, e un'altra novità di quest'anno è che c'è anche il laboratorio di Plastic Free, e infatti proprio adesso i piccolini sono coinvolti in un laboratorio di Plastic Free, di sensibilizzazione ambientale. Allora, le nostre classi terze sono impegnate per tutta la mattinata in 8 laboratori diversi. Abbiamo 2 laboratori prettamente linguistici, che sono Europe in Words e Languages in Action, in cui devono dar prova, i ragazzi devono dar prova anche di altre competenze, tra cui la realizzazione di video in lingua, e mettendo in scena proprio delle situazioni di vita reale. E poi abbiamo il laboratorio di minoranze linguistiche, perché nel Molise abbiamo comuni di minoranza linguistica, Brescia e Croato. Poi abbiamo il laboratorio di lingua civiltà polacca, il laboratorio di arte, il laboratorio di lingua e cultura araba. Poi abbiamo un laboratorio di tipo creativo espressivo, dove abbiamo sempre la lingua veicolare, che è l'inglese, e i ragazzi dovranno realizzare dei lavori pratici partendo proprio dalla lingua inglese, seguendo le indicazioni. Possiamo dire quindi, anche se magari esageriamo un po', Termoli oggi è al centro del mondo. Certo, perché no, sicuramente. Perché si parla in diverse lingue, quindi sicuro, diciamo. Sicuro. Comunque la cosa interessante è che già non è, questa non è la prima edizione, ma già c'è stato lo scorso anno. Anche allora, questa è proprio una tradizione della nostra scuola, sono anni che noi organizziamo proprio la celebrazione della giornata europea delle lingue. Beh, se siamo cittadini del mondo, dell'Europa, bisogna sapere anche parlare con il mondo e con l'Europa, e questo è un motivo valido sicuramente, e applauso alla scuola. Sì, certo. Bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, grazie.